Spieghiamo come andare ad eseguire una salita laterale. Mi chiamo Laura Borgognoni, sono un'insegnante, un'atleta di pole dance, un coach professionista e fondatrice della Pole & Dart Academy. Oggi vediamo come salire lateralmente. Ora, ci sono diverse modalità per farlo. Io solitamente tendo a insegnare la salita con la gamba interna avanti, ma in realtà si fa tranquillamente con la gamba interna dietro. La insegno in questa metodica perché poi quando si vanno a fare i vari passaggi in ballerina rimane più pulito il passaggio. Ora, si presuppone che sappiate già fare la salita normale, la salita ankle. Quindi, che cosa dobbiamo andare a fare? Braccio interno alto, braccio esterno più o meno all'altezza del petto. Ora portiamo la caviglia della gamba avanti sul palo, quindi in questa posizione. Visto da dietro, dovrò avere la gamba un pochino inclinata, quindi appoggio dietro della caviglia e spingo verso il palo. Quindi da qua. Appoggio. Ora da qui mi vengo ad appoggiare con il gomito sul palo e porto l'altra gamba dietro a livello proprio della caviglia, quindi sono appoggiata qui. Ora aggancio, porto l'altro piede. Ora da qui mi appoggio bene sul gomito e spingo verso l'alto. Op. Sposto la mano sotto, sposto la mano sopra, mi appoggio al gomito e porto sulle gambe e spingo. Fondamentale la tenuta dei piedi, del piede, comunque della tibia. Quindi da qui la perde è questa, lo possiamo provare da terra. Gomito, gambe fuori, non è questo, quindi lo spingo in fuori, ma spingo verso l'alto. Sposto la mano sotto, sposto la mano sopra. Mi appoggio al gomito, salgo e su. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. E seguitemi sul mio canale.